Più che per una conferenza stampa, Adriana Polibortone ha voluto incontrare giornalisti per alcune comunicazioni. In prima battuta ha sottolineato le anomalie riscontrate nel conteggio dei voti, con il 10% delle schede annullate. Pensate che in alcune sezioni le schede nulle sfiorano il 10%. Ve ne cito una, per esempio, la sezione 54, ci sono addirittura 51 schede nulle. Nel mio quartiere, diverse sezioni che sono state lasciate aperte, senza verbale, e qualche sezione ha dei numeri di votanti differenti dal numero delle schede. La candidata del centrodestra ha sottolineato inoltre le scorrettezze dei rivali che avrebbero già telefonato ad alcuni candidati non eletti nelle liste a sostegno della Poli per operazioni di convincimento di voto. I non eletti delle nostre liste sono persone tutte degne che non sono sul mercato, non sono in vendita. Quindi evitino queste telefonate. Infine ci ha tenuto a precisare come le inchieste giudiziarie che l'hanno riguardata si siano tutte concluse a suo favore. Che le mie vicende giudiziarie si sono concluse a mio favore perché il fatto non sussiste. Come si fa a non ricordare che Salvemini in prima fila, sorridente e applaudente sul palco al fianco di un Emiliano che si vantava di aver portato, quando era sindaco di Bari, l'allora suo assessore dalla sorella di un boss per garantirgli protezione? Io vorrei ricordare anche l'immagine così ben propagandata del sindaco di Lecce che nel suo ufficio Palazzo Carafa riceveva niente po' di meno che il signor Sumaoro. Per racimolare qualche voto e per ottenere un po' di visibilità si è arrivati qualche mese fa ad inaugurare un reparto fantasma. E poi in conclusione l'appello al voto. Questa riconferma dipende da ognuno di noi. I leccesi devono essere consapevoli che se intendono evitare questo rischio, se non vogliono ritrovarsi per i prossimi 5 anni un sindaco che non gode del consenso della maggioranza della città, hanno una sola possibilità. Votare al ballottaggio, votare.